Ieri era l'anniversario della fondazione della Lazio. Il festeggiamento è diventato una notte di guerriglia nel centro di Roma. Bombe carta, fumogeni, cariche, sassaiole a Piazza della Libertà, nel luogo dove nacque nel 1900 la Polisportiva Lazio. Le ricostruzioni sono frammentarie e la polizia parla di 400 tifosi circa che a un tratto si staccano dagli altri, sollevano cappucce e sciarpe sul viso e passano all'attacco. I tifosi parlano di cariche delle forze dell'ordine. Hanno attaccato le camionette della polizia, hanno tirato sassi, sanpietrini. Erano dei ragazzi, si vedevano, erano giovani, a volto coperto. Le tracce delle violenze si vedono ancora in mattinata. Alla fine si contano un arresto e 10 identificati tra i tifosi, 20 feriti tra polizia e carabinieri. Ancora una volta la guerriglia ultra esce dagli stadi intorno ai quali ruotano leggi e provvedimenti di ordine pubblico e invade direttamente le città.